dappertutto. Ma Giuda, se lei è d'accordo per pranzo le preparerei? Che cosa sta facendo? Sta per caso controllando se il pavimento sia pulito? Per pensare, sto cercando... Senta, se non le va bene come pulisco il pavimento, la prossima volta e tutte le altre volte se lo pulisca lei, che lei sarà sicuramente più bravo di me. Ma con la lingua però. Illuminata, smetti di parlare a bomba e le rendi di utile invece. Aiutami a cercare gli occhiali. Ah, sta cercando gli occhiali. Meglio per lei, sa, si ricordi che se anche le speranze in mente, il solo pensiero del pavimento non si è... Illuminata, aiutami a cercare gli occhiali, per favore. Come comanda, Don Giuda. Scusi, Don Giuda, ma le posso chiedere dove prendere le pipetti? Illuminata, se è poco. Se non fa... Non pensi che se non avessi dovrei già ritrovarli? Ha ragione, non fa pazienza. Ecco, aiutami a cercare. Don Giuda! Ma gli occhiali sono al suo posto! E dov'è questo posto che proprio non lo so? È sopra il suo naso! Illuminata, non pensi che per cercare un paio di occhiali abbia bisogno di un paio di occhiali? Anche questo non fa una piega, hai ragione. Benissimo, aiutami a cercarli allora. Don Giuda, ma da lei da quanto tempo ha due paio di occhiali? Possiedo due paio di occhiali da quando usi continuamente i miei. Illuminata, non è che me le presi tu? Io? Perché mai hai dovuto prenderle io? Non Giuda! Ricorda che c'è il conto in brocco e poi vengo sempre a saperlo io. Certo, perché mi confesso con lui, ma adesso mi faccio furba e mi vado a confessare alla parroco di Collepiano. Ti ho sentita, sai? E io ti ricordo che il parroco di Collepiano viene poi a confessarsi da me. Davvero? Mi sta dicendo che anche i preti si confessano? Certo. Mi sta dicendo che anche i preti raccontate frottole? Illuminata, non sono la parola che dice. Vado, vado. Avete visto come cambia il discorso quando qualcosa non gli conviene? E domani ne perpetua una moto oculista, mi sente? Don Giuda, Don Giuda, pure c'è il sindaco, chiede di lei. Sapevo, ci siamo. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Guardi che se vuole, io gli dico al sindaco che lei non c'è, che è uscito, che è dovuto andare fuori. Guarda, mi ha rotto l'illuminata. Falla entrare, mi hai detto che è dolore. Ecco, me le comanda. Io ti chiedo di essere al mio fianco ora più che mai. Don Giuda, sai bene che è difficile sotto fianco per ciò che hai fatto. Come tu pensi, non avevo altra scelta. Tu sai molto bene, Don Giuda, che le strade di Dio sono infinite. Certo, ma io non possiedo uno stradario. Non fai lo spiritoso e cerca invece di risolvere la questione correttamente e come Dio comanda. La signora sindaco Santa, buongiorno. Buongiorno. Penso conosca il motivo per cui sono qui da lei. Le ricordo, sindaco Santa, che sono un prete e non un indovino. Le sue battute non mi fanno ridere assolutamente e nutro del risentimento nei suoi confronti. Non provo alcun rimorso per impartire lezioni di catechismo ai ragazzi che giocano nelle squadre comunali di calcio. Davvero, quei ragazzi non vanno a catechismo? Come mai, Don Giuda? Come? Ora sarei io a non voler fare catechismo ai ragazzi. Le ricordo, sindaco Santa, che io non ho mai allontanato nessuno al catechismo. Sono i ragazzi che non vengono alle lezioni quando invece dovrebbero. Davvero, quei ragazzi non seguono il catechismo? E come mai, sindaco Santa? I ragazzi non vengono al catechismo perché, come lei ben sa, hanno l'allenamento di calcio. Ah beh, se non vengono come dice lei, sindaco Santa, Don Giuda non ha nessuna colpa. Illuminata, i miei ragazzi hanno sempre partecipato alle lezioni di catechismo quando c'era il vecchio parroco. Davvero? Sì, venivano al catechismo la domenica mattina. Davvero? Ah sì, vero, ora ricordo. Il catechismo era di domenica mattina. Beh, il catechismo per i ragazzi ora è venerdì pomeriggio. Al venerdì loro non possono perché hanno l'allenamento di calcio come da anni a questa parte. Per loro deve cambiare giorno. Ehi, si calmi, signora sindaco. Io non vengo a comandare in casa sua. Don Giuda! Don Giuda! Quando ci vuole, ci vuole. Senta, signor parroco, lei si rende conto che se non impartisce lezioni di catechismo ai miei ragazzi saranno costretti ad andarlo a svolgere in un altro paese? Poveri ragazzi, andare a svolgere il catechismo in un altro paese, d'inverno! Io ho le mani legate, non posso far nulla. A me non serve. E non mi dà la parte, non hai nulla da fare in canonica. In canonica è tutto sistemato. Si ricordi, Don Giuda, che se non cambia atteggiamento, qui scoppierà una guerra. Una guerra? Una guerra con Villa Montana? Vado ad avvisare subito il sacrestano e far suonare le campane. Illuminata, fermati.
andato? E il sindaco non diceva sul serio? Eh no, signor parroco, se qui non cambiano la situazione, le cose andranno sicuramente a finire male. Ma vi immaginate voi la terza guerra mondiale solo qui a Villa Montana? Le ho appena detto che non la posso aiutare, perché non ho catechisti sufficienti per la domenica. Essere una catechista sufficienza? È naturale che nessuno voglia fare catechismo. Lei fa scappare tutti con il suo atteggiamento prepotente. Il parroco fa scappare tutti? E come mai io sono ancora qui? Io non faccio scappare proprio nessuno. Chi l'ha fatto soltanto perché era stanco di prestare volontariato dopo averlo svolto per tanti anni e così ha colto l'occasione del cambio di parroco per allontanarsi. Io mai. Non mi venga a raccontare fesserie. Se non, se soltanto lei volesse, potrebbe trovare tutte le catechiste che vuole. Ma siccome a lei non interessa niente di risolvere la questione, non muove un dito. Guardi, veramente! Don Giuda l'anno scorso, nel mese di gennaio, ha trovato così tante persone che ospitassero i missionari nelle loro case. E su prima la ancora per molto. E in caso che è tutto fatto. Ciao, signora sindaco. Le ripeto di nuovo che io non la posso aiutare. Don Giuda, lei si rende conto che io in qualità di sindaco non ho il potere che possiede lei? Nessuno la vede di diventare prete. Don Giuda, pensa prima di parlare. Ah no, vero, e non può sentire la chiamata dall'alto. È certo che per fare il parroco serve la chiamata, ma anche per fare il sindaco serve la chiamata. La chiamata, tante chiamate. Smetta di dire stupidaggini, perché altrimenti sono capacissima di non versarle più alcun contributo per il centro ricreativo estivo. Per quella musica posso farla anche a meno. Don Giuda, attento a quel che dici. Bene, allora visto che le cose stanno così, si scordi il contributo per il CRESI di quest'anno e non le verserò più alcun centesimo per il contributo ordinario alle squadre oratoriali del calcio. E se lei non lo sa, glielo rammento io adesso. Alcuni giocatori che giocano nelle sue squadre oratoriali sono presi in prestito dalle squadre di calcio del comune. Bene, allora si scordi anche di questi giocatori. Non ha tutti i torti il sindaco Santa. Illuminato! Ma nemmeno tutte le ragioni! Santa, faccia come crede, ma si ricordi che il concetto di Natale in chiesa se lo può scordare, ma non solo per quest'anno, per molti Natali futuri. Don Giuda, rimedia subito! Dato che alcune mie parrocchiane cantano nel coro, voglio essere buono e le vengo incontro. Il concerto di Natale in chiesa non si farà solo per quest'anno. Ah sì? Bene, allora, visto che lei è così gentile, sa cosa le dico? Che le toglierò il contributo per le rette della scuola materna e toglierò anche il contributo per le rette del Nilo. Ma stia tranquillo, solo per quest'anno! Ah, beh, ma sei solo per quest'anno! E non è nata! Vai subito in canonica a lavare i calzini! Ma li ho lavati stamattina i calzini! Questo ancora no! Che veloce, Se non l'avessi visto indossare stamattina, non ci crederei! Faccia pure come crede, ma se ne pentirà poi quando sarà troppo tardi, magari quando nessuno la voterà al termine del suo mandato. E lei come fa a sapere, visto che dice di non essere un indovino? Qualcuno dall'alto mi illumina. Don Giuda, io ti illumino, sì, ma tu dove sei? Don Giuda! Don Giuda! Lei! Lei è un Giuda! E si ricordi che questa storia non finisce qui! E se non la so... Non finisce qui! E viene con la storia della prova di biblioteca! E stai pure a fare il colegiano! E ora che faccio? È davvero capace di primare i miei contributi quel sindaco! Come? Cosa ti ha appena riferito il nostro allenatore? Che alcuni giocatori in prestito dalle squadre comunali non possono più giocare da noi. E ora? Senti, manda da me il nostro allenatore e vediamo come risolvere la questione. L'allenamento termina per un'ora.
Vabbè, vorrei dire che non aspetterò qui da per un'ora. Ciao, Dacci. L'ha detto, l'ho già fatto. Come ha potuto fare il mostro? Piano con le parole, Don Giuda. Ma l'ha sentito che mi ha detto il curato? Sì, ho sentito quello che il curato ti ha detto. Come ho sentito che tu non vuoi tenere il catechismo ai ragazzi che giocano a calcio nelle squadre comunali. Ma non finisce qui, Don Giuda. Non faccio in tempo a mettere le candele in chiesa che subito spariscono. O c'è qualcuno che le ruba, oppure in paese c'è tanta gente piena di disgrazie. Ancora candele, Don Giuda? Natale, sì, è sempre stato di Don Giuda. Ancora candele? No, ho comprato lampadine questa volta. E allora ti hai sbagliato? Ma non vedi che con te candele? Esther, ti sembra che io non so cosa vado a comprare? Certo che ho comprato candele. E non riesco a capire come mai vanno via come il pane. Andranno anche via come il pane, ma io lì in mezzo la mortadella non ce la metterei. Ines, non stavate pulendo la chiesa? Sì, stavamo pulendo i banchi della chiesa, e ancora non abbiamo finito. E che ci fate allora qui? Pensavamo di trovare Don Giuda, non siamo in sacrestia. E chi vuoi trovare in sacrestia un dottore? Per lei servirebbe davvero un dottore, ma quello dei matti. E cosa vorreste da Don Giuda? A te non deve minimamente interessare quello che dobbiamo dire a Don Giuda. E dai, Esther, non sarà un segreto di Stato. E se anche fosse, a te non deve interessare. Curiosone di un curiosone. Ti ricordo, carissima mia Ines, che dopo Don Giuda, come gradi, ci sono io in sagrestia. Tu non sei un don, ma un Giuda sì. Dai, Ines, dai, raccontami tutto. Dai, racconta la tua ballerina. Magari che mi venisse voglia di mostrarti al cinema. Sì, come l'ultima volta. Mi ha portato al cinema, ma non mi ha più riportato indietro. Se l'hai ancora con me per quella volta. Mi sono già scusato e poi ti ho spiegato il motivo per cui non ti ho più riportato a casa. Avevo bevuto, ma mi sono confuso e ho portato a casa un'altra. Sì, un'altra e anche un fiasco di quello nero, vuoto. Ines, ti prometto che questa volta non berrò. Non berrò un fiasco, ma la bottiglia sì. Guardatela, ci vuole coraggio a portare al cinema una così. E dato che quel coraggio io non l'avevo, allora avevo bevuto. Dai, Ines, dai. Dai, racconta. E va bene, te lo racconto. Ma sappi che ancora nessuno ne sa nulla. Tu sei il primo. Ecco, noi ci siamo stancati di fare le volontarie per l'oratorio e per la chiesa, perché ci sono sempre cose che non vanno. E questo sarebbe il segreto di Fatima. Ma se ti lamenti sempre di questo. E con ciò non possiamo ribadirlo ancora una volta. Ines, ma se sei una volontaria, come ti lamenti ora? E mi lamento come tutti quelli che si lamentano, con la bocca. Certo, Ines, con la bocca. Ma una volontaria si dice a volontaria appunto perché sceglie lei di fare la volontaria. Come te che sei una volontaria perché pulisci l'oratorio e la chiesa. Tu, svolgendo il volontariato, sei una volontaria, hai capito? Ho capito che non ho capito nulla. Vedete queste candele? Ecco, queste non bastano accendere per lei. Ines, Esther, mi dite il motivo per cui siete volontari? Un giorno abbiamo incontrato Don Giuda e ci ha chiesto di diventare volontari per la parrocchia. E noi non abbiamo avuto il coraggio di rifiutare, però ora fare le volontarie ci fa stare male, vero Ines? Basta che smetta di fare le volontarie. Ci manca il coraggio! Come ci manca il coraggio di dirlo a Don Giuda? E se poi Dio ci mandasse una disgrazia per questo? Come può non accorgersi che Dio le ha già mandate le disgrazie? Ora
Io sto pregando a Dio che faccia in modo che il sindaco dia in fretta a Don Giuda il permesso di sistemare l'oratorio. Non nominare quel nome in questo luogo. Io? No, il sindaco. Ah. Scusa, perché preghi affinché sia sistemato l'oratorio? Natale, mi raccomando, non dirlo a nessuno, perché nessuno al mondo sa nulla. Io prego affinché sia sistemato l'oratorio, così almeno saremo un paio di anni in cassa integrazione da volontarie. Certo, ci resterebbe ancora la chiesa da pulire, però confidiamo nel fatto che le volontarie dell'oratorio vanno a svolgere il servizio in chiesa e così noi avremo il turno diluito nel tempo. Ah, ecco dove siete, un'ora che vi sto cercando. Ti avevo detto che saremmo andati da Don Giuda a dirgli che non vogliamo più fare le volontarie. E per fortuna che non lo sapeva nessuno. Mi avete trovato invece il sacrestano Natale? Perché? Io non ti vado bene? Ti ricordo, carissima mia Giuditta, che il sacrestano sta in sacrestia. Sono le volontarie che non dovrebbero stare qui. Natale, non usare quel tono con me, sai? E io ti ricordo che le volontarie stanno anche in sacrestia, anche se non è il mio caso, visto che io sono la barista dell'oratorio. Hai parlato con Don Giuda? E non l'abbiamo ancora visto. E non abbiamo avuto ancora il coraggio di dirgli quello che pensiamo. Siamo qui solo perché tu ci hai convinto a venire. Altrimenti non ci saremmo venute. Ines, tu non puoi provare a pensare per conto tuo. Ma che domande faccio a voi? Ragazze, ma non sono qui io per darvi coraggio! Non vi preoccupate, vi aiuto io! È arrivata la donna biotica. Senti, ascoltami bene, anch'io ho qualcosa da dire a Don Giuda che non va qui in oratorio. Sono stanca di essere comandata da qualcuno che è volontario da meno tempo di me! Ma voi conoscete il significato della parola volontariato? Certo che lo conosciamo! Este! Natale vuole sapere il significato della parola volontariato. Come se noi non sapessimo il significato della parola volontariato, Giuditta, diglielo dai. Dai, Ines, non ti preoccupare, diglielo pure tu il significato. No, Giuditta, lascio a te l'onore. Oh, Esther, da buona amica non voglio privarti dell'odore, rispondi pure tu. Ma io mica mi offendo, Giuditta, rispondi pure tu. Dai, Ines, diglielo tu il significato della parola volontariato. Lo avete capito anche voi che non sanno il significato della parola volontariato. Che sta succedendo qui? Scusate, ma se non vi siete accorti, qui non siamo al bar. Illuminata, lo so perfettamente che non siamo al bar. Lo vedo pure io che non siamo al bar, non c'è niente da bere. Eh no, vino bianco e rosso c'è sempre in sacrestia. Si può sapere che cosa ci fate voi qui? Io sono venuto qui per andare a posare queste candele. E io invece sono qui perché vorrei parlare a Don Giuda. Anche io vorrei parlare con lui di tante cose che vedo che non vanno da volontaria. Ma non ne ho il coraggio. Ma se gli ho appena detto che ve lo do io il coraggio. Lo so, Giuditta, ma io ancora il tuo coraggio non lo sento dentro di me. Ecco, allora questo coraggio andatelo a cercare dall'altra parte, perché Don Giuda ha altre cose a cui pensare. Via. E io vado a posare queste candele. Ah, via. E io me ne vado a casa mia, anch'io. Brava, sì. Io pure. Ciao. Oh. Tutti i luoghi sono buoni per fare salotto. Quelle tre sono sempre in giro.